settimana di segna dell'orienteering sull'Appennino tosco-emiliano con le prove di Gaggio Montano e Corno alle Scale. Un weekend vario con il sabato che vede andare in scena la sprint cittadina e la domenica la long distance nel bosco. Le prove sono valide anche per la Coppa Italia. 1000 in totale di atleti in gara nelle due giornate di livello nazionale più gli iscritti al prologo che si è tenuto il venerdì. Il tutto è stato organizzato dalla polisportiva Masi Gare, che vi raccontiamo nel consueto magazine dedicato allo sport dei boschi. Io sono Gianfranco Benincasa e al mio fianco, come sempre in questi casi, Pietro Ilarieti. Ciao Pietro. Ciao, benvenuti a tutti. Ci spostiamo nell'Appennino, ci prepariamo a questa grande sfida preparata dalla polisportiva Masi. Hanno lavorato tanto e ci tengono molto. Sappiamo che Alessio Tennani è un perfezionista, soprattutto nella parte tecnica. Lui è uno specialista della sprint e poi ci andremo in alta montagna. A Corno alle Scale, stazione sciistica che ha visto nascere sportivamente anche Alberto Tomba. Allora, tutto pronto per questo intenso weekend di gare, per questa due giorni di Coppa Italia che vede via anche alcuni azzurri reduci dai mondiali juniores che si sono svolti in Turchia con ottimi risultati per i nostri colori, peraltro, ma come sempre in questi casi, prima di entrare nel vivo delle sfide andiamo a sentire ovviamente la voce dei protagonisti, di coloro che, come ricordava anche Pietro Ilarieti, hanno organizzato questa due giorni. Sentiamo che cosa ci hanno detto. Il benvenuto del territorio a cura del vice sindaco Maurizio Malavolta. Siamo qui a Gaggio Montano e vi do il benvenuto alla società Masi che ha organizzato questo evento di orienteering. Faccio i complimenti alla società e anche al presidente della federazione per aver scelto il nostro comune, che ci teniamo molto al turismo chiamato così pulito, perché questo è veramente turismo sportivo pulito. Alessio Tennani, che cosa ci aspetta in questa sprint? Ci aspetta di tutto. Ci saranno tratte corte, intricate, con scalette, passaggini stretti, tratte lunghe. Non mancheranno le sorprese, non mancheranno sicuramente i colpi di scena. E speriamo di aver fatto divertire tutti. E allora si comincia dalla prova veloce, la più corta, quella nel centro abitato. Pietro, raccontaci qualcosa. Beh sì, siamo qua, diciamo che sono le ultime cartucce anche per gli sprinter dopo una stagione super intensa. Sicuramente dobbiamo stare attenti perché ci sono concorrenti sia nazionali che anche che provengono dall'estero, ci sono degli svizzeri. L'attenzione massima, i nostri specialisti sono pronti, vediamo un po' insomma chi avrà la meglio. Alla due giorni si sono presentati i due campioni italiani sprint in carica, i gemelli Viola e Giacomo Zagorel, che hanno conquistato il titolo a Feltre, e chi ci segue sugli schermi di Rai Sport lo sa bene. Tra i big ci sono poi, intanto qua vediamo proprio Viola Zagorel, anche Lucas Patscheider, PVT, Roberto Dalla Valle, il campione della knockout Samuele Tait, Ilian Angeli, Mattia Scopel, Michele Caraglio, insomma tanti che si contenderanno la vittoria. Al femminile Christine Kirchlechner, l'abbiamo vista prima partire, questo è Francesco Mariani, a proposito di juniores, no Pietro? Sì. Campione del sì, mondo. Abbiamo questa, diciamo, nuova ondata di giovani italiani che stanno venendo avanti, sono questi junior, li abbiamo visti protagonisti in Turchia, abbiamo appunto visto Francesco Mariani, lui che è campione del mondo, ma abbiamo anche Ilian Angeli, che è un altro giovane toscano molto interessante. Tra le ragazze Caterina Dallera, insomma vediamo se questa nuova ondata che sta venendo avanti saprà avere la meglio. Magari abbiamo visto una super esperta come Viola Zagonello, la stessa Christine Kirchlechner, che quando si presenta ovviamente è sempre per vincere, ha sempre grande grinta e soprattutto è sempre competitiva. Costanza Bianco, a proposito di giovani e giovanissimi, poi Anna Pradel, tu ricordavi appunto anche la Kirchlechner, poi c'è la Scalzotto, la Dallera, la Anna Caglio, la Irene Pozzebona, l'abbiamo vista prima partire, Francesca Taufen, insomma sono tante che le ragazze che si contendono la vittoria. E qui entriamo nel vivo della sprint, nel vivo del centro abitato. La partenza era posizionata un po' fuori, invece qui siamo nel vivo della corsa all'interno del centro. Ospite della puntata Francesco Mariani.
Ed eccolo qua Francesco Mariani, questa è una nostra personalissima clip di tributo a lui che è diventato campione del mondo. Siamo riusciti a recuperare queste immagini grazie anche alla collaborazione degli organizzatori tutti, e godiamoci questo trionfo e poi sentiamo il suo commento e vediamo la sua medaglia. Francesco Mariani, finalmente un titolo mondiale che viene in Italia anche nell'orienteering. Sì, è stata davvero una grandissima soddisfazione vincere il mondiale junior in Turchia. Davvero inaspettato, anche perché non mi confrontavo con i miei avversari coetanei da parecchio tempo. Raccontaci questi anni di costruzione di questo risultato. Sì, allora, non vengo da una zona dove l'orienteering è molto praticato, quindi ho dovuto fare qualche sacrificio per essere presente a tutti i campi di allenamento con la nazionale, con anche gli amici. Penso ogni gara sempre a divertirmi, non prenderla troppo seriamente, diciamo. E allora ritorniamo alla gara sprint del sabato. Si gareggia, lo vedete, in un borgo appenninico con scalette e stradine strette, dove l'atleta in qualche modo rimane sempre in tensione agonistica, no Pietro? Sì, è così. Io personalmente ho fatto un piccolo sopralluogo a questo percorso ricco di saliscendi, poi si sale diciamo su questo faro, questa torre, diciamo, che domina sul paese di Gaggio, e si ha una vista spettacolare. Praticamente da là sopra si può vedere quasi tutta lo svolgimento della gara, quindi un paesino appenninico molto grazioso e reso anche un po' famoso dalla presenza di alcuni insediamenti industriali. Qua si producevano e si producono tuttora macchine per il caffè. Francesca Taufer, allora inquadrata dalla nostra telecamera, Unione Sportiva Primiero, sì, Gaggio Montano, un comune di quasi 5.000 abitanti della città metropolitana di Bologna, in Emilia-Romagna ovviamente, e come simbolo, come ricordavi tu, ha questo faro edificato sul Sasso di Rocca, un monumento in particolare dedicato ai caduti delle due guerre mondiali. Il tracciatore, lo ricordiamo, Alessio Tenani, l'abbiamo anche sentito in intervista, ha predisposto dei tracciati con un inizio labirintico con scalette e continui cambi di direzione, la seconda parte di gara con tratti più facili, più da correre. Sì, però come ti dicevo, queste salitine tagliano il fiato, tagliano veramente anche le gambe ai concorrenti. Vediamo qua in questo caso il nostro cameraman, che è Samuele Curzio, che è un buonissimo atleta, e quindi anche lui ha buonissime gambe per seguire, come in questo caso, Irene Pozzebon. Guarda la difficoltà, qua trova la lanterna e poi via, legge e riparte, rilancia l'azione, e poi bisogna entrare qui anche attraverso questi edifici, prestare sempre la massima attenzione, un occhio alla mappa, un occhio allo scalino, e qua la seguiamo proprio difficilissimo sia correre che starle dietro. Assolutamente. Ancora Irene Pozzebon, polisportiva pesanese, sempre inquadrata in questo caso da dietro, la sua azione molto tonica, devo dire, in questo momento trova la lanterna, va a punzonare e poi deve trovare la prossima. Lucas Pat Scheider, intanto Parkour Tour Italia, e mentre seguiamo la gara Elite diamo anche i risultati dei giovani tanto più importanti dopo i recenti successi azzurri ai mondiali juniors in Turchia, di cui abbiamo parlato anche prima. Tra i giovani al maschile under 20, il successo è andato a Davide Alban davanti a Stefano Biel e a Mirza Lucian. Tra le ragazze under 20, Anna Pradel, Caterina De Nardis e Giulia Di Sette. Scendendo di categoria, tra gli uomini under 18, successo per Goran Polojac, e tra le ragazze under 18, primo posto per Valentina Cazzaniga. Così, sì, anche per ricordare un po' tutte le nuove leve di cui parlavi tu, che stanno scalpitando dietro agli Elite per farsi spazio, per trovare posto. Sì, stanno scalpitando, bisogna dire bravi anche a questi allenatori molto giovani, questi tecnici che la Fiso ha, come faccio alcuni nomi, sicuramente Stefano Raus, abbiamo Maria Chiara Crippa, abbiamo
Lucia Curzio, e in questo momento si è un po' defilato, ma c'era anche Cristian Bellotto, quindi abbiamo anche quest'ondata di allenatori giovani. Ecco qua Caterina Dell'Era che è davanti, sta correndo una buonissima gara, poco prima Pat Scheider e abbiamo visto Pozzeboni, invece anche loro sono lì davanti e in questo momento avevano il terzo intertempo. Ma Caterina Dell'Era, giovanissima promessa milanese, studentessa universitaria, è in questo momento in testa, vediamo se ce la farà. Ancora Caterina Dell'Era, ma poi passiamo su Anna Caglio, polisportiva besanese, una zona questa dell'Appennino Tosco-Emiliano dove stiamo seguendo questa sprint, intanto poi andremo a vedere anche la long distance dove si punta anche sulla potenzialità di questo sport green, lavorando su sentieristica e progetti sostenibili, come hanno confermato del resto anche il vice sindaco di Gaggio Montano Maurizio Malavolti e l'assessore al turismo Enrico Della Torre. Quindi insomma si guarda anche a questo sport dei boschi per trovare anche delle potenzialità, se vogliamo, turistiche. Giacomo Zagonelli intanto. Sì, è così, di fatto questi paesi dell'Appennino si prestano molto alle attività outdoor, quindi non solo orienteering, ma ovviamente anche passeggiate, poi c'è la mountain bike, la bicicletta in genere, quindi è veramente una palestra a cielo aperto, come hanno più volte sottolineato gli amministratori locali. Ilian Angeli, Anna Caglio e Walter Bettega arrivano tutti insieme in questo momento, siamo su Ilian Angeli. Buon tempo. Che ha davvero un ottimo tempo in questo momento e sta facendo davvero molto bene qui. Deve tornare indietro, qualche problema, non si trova il punto. È un'incertezza, sì, che potrebbe costargli qualche secondo, si sta giocando la vittoria, sta lottando con Florian Attinger e poco dietro c'è Lucas Pat Scheider che abbiamo visto un attimo fa, bene ma non benissimo invece Viola Zagonelli, lei che ci ha abituato a dominare tutte le distanze veloci, l'abbiamo vista quasi piegata su se stesso, segno che sta faticando molto. Qui le scelte dei concorrenti all'interno del centro abitato, torniamo con Enrico Mannocci, polisportiva Masi. Florian Attinger, come ricordavi tu, sta guidando, svizzero 24enne di Zurigo che sta provando ad entrare in nazionale rossocrociata, intanto l'arrivo di Maria Chiara Crippa che vediamo proprio in questo momento concludere la sua fatica, e poi Francesca Taufer, Unione Sportiva Primiero, anche lei stringe i denti, la fatica c'è tutta anche in queste sprint, anche all'interno dei centri abitati. Sì, parlavamo di Attinger, è un ragazzo che ci sta provando, lui vorrebbe fare, diciamo così, l'orienteering come sua principale attività, però in Svizzera ha anche una grandissima concorrenza davanti, ci sono i mostri sacri che poi vedremo alle gare di Coppa del Mondo, abbiamo i fratelli Hub, ma abbiamo Mattias Kiburz, quindi sono persone che vincono anche in Coppa del Mondo, diciamo che Attinger ci sta provando, ma è dura anche per lui. Intanto l'arrivo di Lucas Pat Scheider, anche per lui ottimo tempo, taglia in 15:33. Irene Pozzebon, polisportiva besanese, e a proposito di ragazze abbiamo visto arrivare Christine Kirchlechner con un ottimo 16:13, quindi un bellissimo tempo quello di della ragazza dello Sport Club Meran, Martina Palumbo. Ma attenzione, Caterina Dall'Era era in testa, ora vediamo se taglierà il traguardo davanti alla Kirchlechner che momentaneamente sta guidando. Sì, 15:06, quindi Caterina Dall'Era davanti a Christine Kirchlechner al femminile. Attenzione Angeli. Sì, Ilian Angeli che sta sprintando forte con il tempo di 15 minuti secchi, è lì che si gioca la vittoria, vediamo poi come va a finire. Mentre arriva Viola Zagonel, come avevamo notato, sì, non la sua miglior prestazione, 16:48, sì, è lontana da Dell'Era, e arriva il nostro campioncino Francesco Mariani, c'erano tante attese su di lui, è il campione del mondo della categoria junior, oggi non bene, lo vediamo anche un po' affaticato all'arrivo. Francesco Mariani, ASD Orsa Maggiore, taglia ora il traguardo il ragazzo che tanto bene ha fatto in Turchia, poi Samuele Tait, Gronlight Orienteering Team, anche lui un po' staccato, indietro. Un po' indietro, esattamente. Giacomo Zagonelli invece si sta giocando il podio, era messo abbastanza bene
Lo vediamo qui in arrivo. Vediamo se riuscirà a fare meglio di Angeli e Patscheider, che sono già arrivati. No, va dietro in 15:45. Enrico, sì. Mannocci. Mannocci è l'atleta di casa, potremmo dire è il regionale, l'uomo più tifato di oggi. La sua società organizza, però Enrico Mannocci entra nella top 5, quinto posto, come vediamo. Vince Attinger dietro, davanti a Angeli, e poi Luca Spatscheider, seguono Giacomo Zagonel, Mannocci e Mattia Scopelli. Eccola qua allora la classifica Elite al maschile, al femminile. Allora Caterina Dallera davanti a Kirsti Lechner, Pozze von Taufer, Palumbo e poi Viola Zagonel, solo sesta oggi in questa prova sprint, quindi non alle altezze forse delle aspettative, ma comunque una discreta gara per Zagonel. Eccoli qui i premiati, ovviamente c'è anche ancora un distanziamento e i ragazzi si premiano da soli, ma ascoltiamo i protagonisti. Caterina Dallera, sempre più protagonista in questa categoria Elite, la sprint è il tuo terreno. Sì, diciamo che mi sto preparando prevalentemente su questa specialità. Oggi c'era un bel po' di salita, scesa e anche alcuni passaggi un po' intricati, quindi mi sono divertita, è andata molto bene. A vincere oggi qui a Gaggio Montano è Florian Attinger dalla Svizzera. Sì, è stata un'ottima corsa. Mi piace sempre venire a correre questo tipo di sprint qui in Italia. I was really happy to come here and... E allora abbiamo sentito Florian Attinger, svizzero, 24enne di Zurigo, che ha vinto la gara alla maschile, la sprint al maschile, 14:39 davanti a Ilian Angeli e a Lucas Patscheider, e poi ovviamente anche Caterina Dallera, che ha vinto al femminile davanti a Kirsti Lechner e Pozzebon. Ma ancora voce dei protagonisti. Siamo nel parco del Cornole Scale e ci spiega questo territorio Federico Pasquale. Sì, allora qui in questo parco stupendo non poteva mancare una manifestazione come quella dell'orienteering. Noi diciamo che abbiamo una palestra a cielo aperto perché veramente il nostro territorio si presta tutto. Noi crediamo molto nelle manifestazioni tipo come quella di oggi dell'orienteering. È un evento di alto livello e le manifestazioni servono per promuovere il territorio. Non c'è miglior biglietto da visita, migliore immagine di quella di un evento sportivo. Ci presenta la gara long Lucia Curzio, tracciatrice. Oggi è una gara sicuramente durissima e il clima di oggi non aiuta. Una long davvero duri e c'è un'area di faggeta molto veloce ma molto tecnica, e poi un finale in mezzo alle piste da sci dove c'è da comunque da stare attenti. E allora siamo arrivati alla gara long, dove gli atleti impegnati su di un terreno di alta quota, con partenza nei prati, passaggi in bosco tecnico e poi nei sassi, tre zone totalmente differenti, ma soprattutto si dovrà fare conto oggi col maltempo, i conti col maltempo, perché davvero qui lo vediamo da queste immagini, Florian Attinger intanto che ha vinto la prima prova alla sprint, oggi sarà davvero Pietro una giornata durissima, vento, pioggia, nubi basse e anche scarsissima visibilità, che per un orientista non è il massimo. No, non è il massimo, qua siamo in una zona di alta montagna, è il primo vero maltempo dell'anno, e vediamo la temperatura è bassa, c'è questa pioggia, praticamente in questa fase entrava da tutte le parti perché c'è anche un vento fortissimo, e quindi era anche difficile proteggersi. Oggi cambiano gli scenari, cambiano le distanze, cambia il paesaggio come hai visto, e un pochino cambiano anche i protagonisti. In più ci sono quelli che vogliono riscattarsi, che ieri non hanno fatto bene e che oggi vogliono provare a fare meglio. Sicuramente qua c'è stato un attimo di vera preoccupazione anche per gli organizzatori, perché come vedi gli atleti e gli addetti ai lavori hanno dovuto arrangiarsi alla meglio. Come vedi alcuni dei volontari sono impegnati a tenere fermo il gazebo affinché non voli via, quindi è una situazione al limite. Assolutamente un maltempo che sta mettendo in seria difficoltà ragazzi e ragazze. Allora andiamo a seguire più nel dettaglio la nostra prova long, valida, lo ricordiamo, anche per la Coppa Italia 2021 di orienteering. Il meteo davvero non ha aiutato questa seconda giornata, lo vedete, freddo, pioggia, nubi basse e visibilità al minimo.
ma come sempre gli orientisti non si sono scoraggiati e hanno preso parte comunque tutti alla prova, cartina in mano e via, subito in quella enorme pozza subito dopo la partenza, e qui invece siamo già nel tratto nei prati vicino al Boschi di Corno alle Scale. Giulia, la vediamo, Giacomo Zagonel, Unione Sportiva Primiero, inquadrato in questo momento alla ricerca del suo punto in questa faggeta, e poi Enrico Mannocci, Polisportiva Masi, che lo ricordiamo è anche la società che ha organizzato questa 2 giorni di orienteering. Sì, bellissimi anche questi colori, vorrei farti notare, c'era questo verde, poi questo quasi rosso, insomma l'autunno oramai è arrivato, e poi quest'altra parte, questa pietraia, quindi oggi grande varietà e grandi difficoltà. Sì, la prova oggi è stata tracciata da Lucia Curzio e prevedeva queste zone aperte che abbiamo visto anche prima, l'attraversamento di una zona sassosa e poi una faggeta giudicata come veloce in alcune fasi di gara, anche la visibilità era ridottissima, con un campo minimo di pochi metri per gli atleti che devono stare attenti a dove mettono i piedi in questo caso davvero. Sì, bisogna stare molto attenti, soprattutto nella prima parte la visibilità era ridottissima e bisognava proprio navigare un pochino a vista. C'è stato anche un concorrente che sul crinale ha sbagliato, diciamo così, versante, è sceso verso il versante toscano di Doganaccia, poi dopo è stato recuperato. Però per dire che la situazione è veramente estrema e quindi bisogna prestare doppiamente attenzione. Mattia Scopella, SD Fonzaso, Doganaccia, di cui abbiamo raccontato nella scorsa stagione le gare di orienteering, anche quella zona sport, anche quella zona dello sport dei boschi. Qui siamo nella parte più aperta, poi si entra appunto nei boschi, abbiamo visto in precedenza anche quella zona sassosa davvero pericolosa, in una giornata così bisogna stare molto molto attenti. Però oggi bene Francesco Mariani, che vuole un pronto riscatto dopo la defiance di ieri, e poi anche Ilian Angeli, che è sempre molto severo con se stesso, lui non vuole mai, non si perdona, ecco, gli errori. In lotta anche un altro giovane come Damiano Bettega, poi ci sono gli esperti, Giacomo Zagonel, e invece assente Riccardo Scalet, che sta già pensando, e lui è il leader del movimento, sta già pensando alla Coppa del Mondo che si tiene in Cansiglio e poi tappa finale a Cortina d'Ampezzo. Coppa del Mondo che tornerà in Italia dopo un'assenza prolungata, dopo tanti anni di assenza, quindi un appuntamento davvero molto importante per tutto il movimento. Ve la racconteremo, vi racconteremo i risultati anche ovviamente della Coppa del Mondo per gli amanti dell'Orientini, sempre qui sugli schermi di Rai Sport, ancora con Ilian Angeli, Jesse Folgore, poi Viola Zagonel, Polisportiva Masi, che oggi invece sta facendo una gara maiuscola, e Giacomo Zagonel anche lui sta andando molto bene, quindi i due gemelli si stanno comportando bene in questa long distance che chiude la 2 giorni di orienteering qui sull'Appennino Tosco-Emiliano. Sì, Viola Zagonel, che oramai non è più da tempo solo una specialista degli sprint, è diventata e ha vinto anche su gare di distanza più lunga, quindi è sempre più un'atleta completa, è un'atleta anche di esperienza, quindi è qua sempre molto stanca, ha questa tipica postura, lei si piega in avanti in questo modo, evidentemente quando è al limite questo è il gesto che la caratterizza. Mattia Scopella ancora, guardate che tempo davvero incredibile, Giacomo Zagonel, e ricordiamo che queste cartine sono plastificate fortunatamente, sì, altrimenti si perderebbero gli orientisti. Una carta antispappolo si chiama. Esattamente, Francesco Mariani, che giusto così, ovviamente le intemperie riguardano quest'oggi questa prova long distance a Corno alle Scale, ma tante volte gli orientisti si sono trovati in situazioni anche un po' al limite. Andiamo però a assistere a quelli che sono gli arrivi, e è tempo di scoprire i vincitori di oggi.
Deborah Dal Follo intanto arriva stremata, c'è anche freddo, vento, lo vedete. Giulia D7 Park Work Tour Italia sta facendo davvero molto bene, lei è una giovane, abbiamo parlato a lungo dei giovani in questa puntata del magazine di Orienteering, che stanno, come ricordavamo prima, scalpitando e si stanno mettendo in luce soprattutto in questa seconda parte di stagione. Sì, eccola Caterina Dallera, vincitrice ieri, male oggi, è comunque una ragazza molto giovane, quindi da lei non ci si deve aspettare sempre una performance al top. Staremo a vedere, abbiamo detto prima una Viola Zagonel che stava andando davvero molto bene al femminile e anche un Mariani, no? Ricordavi tu, sì, che al maschile stava facendo un'ottima prova, ma anche Bettega e Zagonel sempre al maschile, e poi invece Taufer e anche Anna Pradella al femminile, che vediamo qui arrivare. Unione Sportiva Primiero taglia in 1:42:26, un buon tempo, attenzione a, ecco, Florian Attinger, lo svizzero che ha vinto la sprint, taglia il traguardo in 1:50:46. Lo svizzero che per l'occasione indossa la maglia della Polisportiva Masi, sì, che organizza. Un buon tempo, ma potrebbe essere sicuramente scavalcato. Arriva Francesca Taufer, per lei un ottimo tempo, vediamo cosa può fare. Una donna di esperienza, Verena Troi. Però... niente, non, sicuramente non sul podio. No, al momento il miglior tempo è quello di Francesca Taufer davanti a Pradella e Troi, una Taufer che vediamo provata, ma attenzione, Viola Zagonel stava facendo benissimo, la vediamo arrivare ora sul traguardo, la ragazza della Polisportiva Masi, taglia in 1:40:20 ed è prima di Francesca Taufer che ha chiuso in 1:42:13. No, stavo notando come Alessio Tenani, che la stava applaudendo, era completamente in zuppo e lei è bagnatissima, si è accasciata a terra, sarà anche molto freddo, però evidentemente gli atleti sono in quella fase di transagonistica, sono anche belli accaldati e non temono nemmeno il freddo e l'acqua. Mattia Scopello, abbiamo visto, ha tagliato in 1:53:40 del Fonzaso Francesco Mariani, però attenzione, Orsa Maggiore sta facendo davvero molto molto bene, taglia il traguardo con miglior tempo, 1:39:12. Bravo Mariani, che poi anche quando è impegnato sotto massimo sforzo non perde mai il sorriso, lui dice non mi prendo troppo sul serio, però è anche un bel modo per non stressarsi, è un po' quell'atteggiamento tipico di certi artisti, no? Quello di fare le cose però quasi con spensieratezza, anche se lo fanno in modo molto molto serio. Ilian Angeli, sta arrivando anche il giovanissimo della Folgore, eccolo qui al traguardo, chiude in 1:49:43, quindi molto lontano da Francesco, sì, Mariani. 10 minuti dietro a Mariani, giù dal podio, vince Mariani davanti a Damiano Bettega, Giacomo Zagonel, appunto quarto Angelo, poi Florian Attinger e Mattia Scopel. Sesto posto, vince Viola Zagonel su Francesca Taufer, Anna Pradel, Martina Rizzi, Verena Troi e poi Irene Pozzebon. Questi sono i migliori di oggi e questa è la classifica. Poi è stata ufficializzata la classifica di Coppa Italia Sprint con la gara di ieri, vince Zagonel e la sorella Viola Zagonel, anche lei. Sono due gemelli vincitori, ma questa è la premiazione invece della gara di oggi, con Mariani sul podio più alto teorico, perché hanno dovuto farle all'interno, e Viola Zagonel tra le donne, quindi premiazione al caldo dopo tanta acqua. Queste dunque le premiazioni a Corno alle Scale dopo questa difficilissima long distance, ma ancora la voce dei protagonisti nelle interviste. Viola Zagonel oggi sulla distanza lunga. Sì, non sembra vero, di solito vinco nelle sprint, però oggi anche le lunghe sono alla mia portata. Beh, vincere qua nella gara organizzata dalla Polisportiva Masi, sapore speciale? Ma sì, alla fine ogni gara ha il suo perché, quindi ogni gara, vincere un'altra gara è sempre bello e quindi il divertimento è assicurato. Francesco Mariani oggi pronto riscatto. Sì, oggi è andata decisamente molto meglio rispetto a ieri, quindi... sono molto contento di questa vittoria, ho fatto una gara pulita. Quando c'era vento contro non si riusciva ad andare avanti, però io sono partito fiducioso e ho vinto alla fine. Presidente Anesi, si chiude un weekend impegnativo per Florian Thiering.
davvero impegnativo per tutti quelli che hanno onorato questa manifestazione. Devo esprimere il ringraziamento all'organizzazione perché è stata fantastica, ma soprattutto devo essere contento ed esprimo soddisfazione per tutti gli atleti che hanno partecipato, che hanno dimostrato un attaccamento all'orientamento davvero importante, davvero unico. L'appuntamento adesso è per le prossime competizioni, in primis la Coppa del Mondo, ma poi ricordo anche la Puglia, ci sarà un appuntamento in Puglia in cui mi auguro tutti possano partecipare, perché abbiamo bisogno che questo sport arrivi anche in Puglia numeroso e di qualità. Freddolito anche il presidente della federazione Sergio Anesi, questa è la nostra cartolina finale, vedete la pozza subito dopo la partenza della long distance e qua invece una condizione tempo decisamente migliore, l'avete visto prima all'interno del centro abitato per la sprint. Siamo davvero in chiusura, Pietro. Sì, in chiusura di questo intenso weekend, complimenti ai concorrenti, bravissimi agli organizzatori, ci vediamo la prossima settimana con la Coppa del Mondo. Grazie, grazie a Luca Cardin per la collaborazione tecnica.